Albero di Natale rubato nella notte ed uno nuovo posizionato al suo posto. Poi due Babbo Natale, la musica del maestro Enzo Scartoni, la Peppa Pig ed il taglio del nastro. Ha preso così il via il villaggio di Babbo Natale in piazza Guido Monaco, scelta non a caso per questa iniziativa targata Ascoli. Sì, la nostra convinzione è che se la parte sana della città si riappropria dei propri spazi, come sta avvenendo stasera, come ci auguriamo con questa e con altre iniziative che succeda da adesso per tutto il periodo natalizio ed oltre, e si sottraggono spazi al degrado, che è l'anticamera di quegli episodi di micro, non solo microcriminalità, che noi intendiamo combattere. Ecco, è anche un periodo dove i commercianti hanno molte aspettative, c'è il periodo di Natale e poi ci sono i saldi. Che cosa sarà? Ma è un Natale freddo, non solo da un punto di vista climatico, ci auguriamo che lo sia un po' meno rispetto all'anno scorso e agli anni precedenti, anche grazie a queste iniziative che cercano di risvegliare un pochino di ottimismo, perché il problema non è solo la mancanza di denaro nelle tasche della gente, è soprattutto questo, ma non solo, c'è anche tanto disorientamento, tanta paura e tanta incertezza, e tutto questo non aiuta i consumatori.